Bentrovati e benvenuti sul mio canale Ai Nuovi Amici. Il progettino che andremo a lavorare è molto semplice. Sono solo 6 giri e per il corpo procediamo in questo modo. Facciamo il nostro cappietto, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, carichiamo il filo, andiamo nella prima catenella di lavorazione e chiudiamo la maglia alta. Nel cerchio che abbiamo appena formato andiamo a lavorare 6 coppie di maglie alte separate da 2 catenelle. La prima la sostituiamo con 3 catenelle, carichiamo il filo, entriamo nello spazietto e lavoriamo il secondo punto alto, 2 catenelle di separazione, carichiamo il filo, rientriamo nel cerchio e lavoriamo il secondo blocco di 2 maglie alte e andiamo a completare il giro con i 4 blocchi di 2 maglie alte mancanti separati da 2 catenelle. Al termine del primo giro lavoriamo le 2 catenelle per l'ultimo spazio, andiamo nella terza delle 3 catenelle iniziali qua in alto e chiudiamo con un punto bassissimo. Andiamo nel punto successivo, entriamo, estraiamo il filo e lavoriamo un secondo punto bassissimo. Entriamo nello spazio e lavoriamo un terzo punto bassissimo e da qui ripartiamo per la lavorazione del secondo giro. Nel secondo giro andremo a lavorare solo negli spazi che separano i blocchi di maglia alta. Il primo punto lo sostituiamo sempre con le 3 catenelle, carico il filo, rientro nello spazio e lavoro un secondo punto alto. 3 catenelle questa volta per lo spazio dell'archetto, carico il filo, rientro nello spazio sottostante e lavoro altre 2 maglie alte. E questo è il nostro motivo di ripetizione per tutto questo secondo giro. E tra un blocco e l'altro non ci sono catenelle di separazione. Vi faccio vedere il secondo blocco, carico il filo, entro nello spazio il primo a disposizione e lavoro 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte sempre nello stesso spazio. Chiuderemo il giro attaccandoci con un punto bassissimo sulla terza delle 3 catenelle iniziali. Vi faccio vedere la chiusura del secondo giro. Entriamo nella terza delle 3 catenelle iniziali che vanno a sostituire il primo punto alto di ogni giro e con dei punti bassissimi raggiungiamo il primo archetto disponibile. Da questo spazio ripartiremo con la lavorazione del terzo giro che è uguale a questo appena lavorato. Quindi il terzo, il quarto e il quinto giro lo andrete a lavorare come abbiamo fatto per il secondo. L'ultimo giro lo andiamo a lavorare in questo modo. Chiuso il quinto, sempre con dei punti bassissimi, raggiungiamo il primo archetto disponibile e all'interno dello stesso andiamo a lavorare 5 punti alti. Il primo lo sostituiamo con le 3 catenelle, 1, 2 e 3. Carico il filo, rientro nell'archetto e lavoro le altre 4 maglie alte. 2, 3 e 4. Faccio un picot o pippiolino di 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vado nella prima catenella, entro
estraggo il filo e chiudo. Carico di nuovo il filo, rientro sempre nello stesso spazio e vado a lavorare altri 5 punti alti. Due, tre, quattro e cinque. E questo è il nostro motivo di ripetizione che andiamo a lavorare nell'ultimo giro e solo negli spazi che abbiamo tra i due gruppi di maglie alte. Naturalmente tra un motivo e l'altro non abbiamo catenelle di separazione. Il giro lo chiudiamo sulla terza delle tre catenelle iniziali che sostituiscono sempre il primo punto alto. Lavoriamo qualche punto bassissimo, una catenella e tagliamo il filo che poi andremo ad affrancare all'interno della lavorazione. E il nostro primo pezzetto è terminato. Io ne ho già preparati in altri colori, mentre voi vi portate avanti vi faccio vedere la lavorazione della parte superiore del nostro piccolo personaggio e di tutti gli altri pezzetti che ci servono per la composizione. Se il video vi è piaciuto, attivate la campanella per le notifiche, lasciatemi un like e condividete.